Vi do qualche dato sul sale italiano, vediamolo in grafica mentre raggiungo l'altra parte dello studio. Vediamo questa grafica, il sale italiano, se ne producono 2 milioni di tonnellate, il consumo medio 8-10 grammi a persona al giorno. Michele Ruschioni, giornalista enogastronomico. Buongiorno. Che prodotti abbiamo sul tavolo? Questo è l'angolo più saporito della Rai oggi. Meno male. Abbiamo sali che vengono da un po' da tutto il mondo. Sì. Tu sai, entrare in un supermercato oggi significa avere la disponibilità di tanti sali che 15 anni fa era impensabile. Volete sorprendere i vostri ospiti? Voi che fate? Non, diciamo, abbandonate il sale marino italiano, gravissimo, ma andate nei sali esotici, no? Perché certo. Posso dirlo alla romana? Perché fa figo. Fa figo. Okay. Ecco, fa qui figo che arriva il, ecco qui che arriva il sale rosa dell'Himalaya, che poi scopri non è dell'Himalaya. Non è dell'Himalaya. Perché viene estratto a 300 km dall'Himalaya. È un po' come se il sale venisse estratto a Milano e noi lo chiamassimo sale delle Alpi. Questa cosa che l'Himalaya, il sale dell'Himalaya non è dell'Himalaya, è un è a 300 km. Non so se riesco a resistere. Andiamo avanti. Abbiamo il nero di Cipro. Sì. Questo è un sale bretone e questo è un sale rosso delle Hawaii. Ce ne sono tantissimi. Che differenza c'è tra un sale e l'altro? Di base, il 99% del sale è composto da cloruro di sodio. Sì. E poi quell'1% sono i minerali che diciamo caratterizzano l'ambiente dove questo sale viene estratto, viene ottenuto. Quindi qui abbiamo del ferro, lì abbiamo dei minerali neri, qui ci sono fiocchi di sale perché viene estratto in una maniera differente. Senti Michele, qual è il sale più costoso di questi che ci hai portato? Allora, il sale più costoso è il nero di Cipro. Che è di Cipro? Che è di Cipro. Ah, di meno Cipro, male. Allora, di meno Cipro. Quello. Perché, okay. Insomma, ma il più costoso di tutti è il sale verde delle Hawaii, si trova difficilmente in commercio, sta sui 30 euro al chilo. 30 euro al chilo. E che ha di particolare? È verde. È verde. Quindi, solo perché è verde. E quindi 30 è verde, euro ha un gusto leggermente meno salato. Sì. Però se tu vuoi, come detto prima, fare il fico, metti in tavola il sale verde, impazziscono gli chef, no? Per i questi piatti gourmet per utilizzare questi tipi di sali colorati. Incredibile. Il sale marino è vero che è più salato di quello di miniera? Ma in realtà i gusti sono soggettivi, dipende da tanti fattori, non mi sento di dire questo, non c'è un dato assoluto. Una cosa è certa, che il sale marino ha più oligoelementi del sale di miniera. Il sale marino italiano, poi, sventoliamo il nostro tricolore, è un prodotto che non ha nulla da invidiare agli altri tipi di sale.